Colpo d'occhio alla fornace, firmato VST. Viene dal quartier generale dell'ESO di Paranal l'ultimo ritratto agli oscuri cieli meridionali. Il telescopio ottico da 2,6 metri di diametro, ideato e realizzato in Italia, ha affondato lo sguardo nel ventre della costellazione della Fornace, una porzione di spazio buia e distante in cui si agitano un gran numero di galassie dalle più diverse forme, raggruppate in un ammasso. La vivace congrega, nota agli esperti come cluster, è tenuta insieme dalla poderosa forza di gravità generata da una gran quantità di materia oscura. Questo tipo di oggetti celesti può ospitare fino a 1000 galassie e avere dimensioni comprese tra i 5 e i 30 milioni di anni luce di diametro. Nel caso della Fornace si contano circa 60 galassie e un numero simile di parenti nane. Nell'immagine prodotta attraverso i dati dell'osservatorio cileno è possibile distinguere i diversi inquilini del cluster. Una galassia cannibale, gruppo di stelle che si alimenta divorando elementi vicini, individuata per mezzo di un debole ponte di luce che lega la galassia predatrice alla sua preda, e una galassia di tipo a spirale barrata in basso, che nasconde anche un buco nero massiccio al centro.